Come avete letto dal titolo, oggi parliamo di microcontrollori. Perché ho un debito con voi? Visto che nel video di un mese fa, dove parlavo di Raspberry Pi, vi avevo promesso che l'avrei fatto. Se da un lato c'è il Raspberry Pi, che come qualsiasi altro single board computer, è un computer a tutti gli effetti, i microcontrollori non lo sono. Nonostante che entrambi condividono molta della tecnologia che li compone, hanno delle differenze sostanziali e le differenze si vedono anche nelle applicazioni in cui vengono utilizzati. Un microcontrollore come questo è un chip che ha un processore, una memoria RAM, una memoria flash in cui viene proprio caricato il programma che si vuole eseguire, delle porte GPIO che funzionano in maniera del tutto analoga a quelle di un Raspberry Pi. E alcune volte come questo può avere il Wi-Fi. La differenza sostanziale tra i due è che con un Raspberry Pi alla fin fine puoi fare quello che faresti con un computer normale, ovviamente con le dovute, diciamo, precisazioni, dando la potenza computazionale di un Raspberry Pi. Invece il microcontrollore viene utilizzato, come dicevo poco fa, per delle cose specifiche. Molto spesso vengono utilizzate per gestire un circuito magari elettronico più ampio. Utilizzando la memoria esterna in un Raspberry Pi si carica per esempio il sistema operativo Windows o Linux o quello che vi pare. Invece il programma di un microcontrollore viene messo all'interno della memoria flash, che di solito non è molto grande, varia da microcontrollore a microcontrollore, ma siamo su un paio di mega di solito. E infatti il programma che fate voi alla fin fine è il sistema operativo del microcontrollore stesso, o meglio, utilizziamo un termine migliore di chiamiamolo firmware. Non c'è alcun dubbio che quello che si fa con un microcontrollore lo si può fare benissimo con un Raspberry Pi. Il viceversa non è sempre possibile, ma lo vediamo nel dettaglio dopo. Ma quindi, quali sono le applicazioni in cui conviene utilizzare un microcontrollore invece che un Raspberry Pi? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di microcontrollori. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, dove ogni tanto porto delle anticipazioni di video che poi saranno pubblicati sempre su questo canale. E quindi, bando alle ciance e continuiamo con i microcontrollori. Allora, i microcontrollori di solito vengono utilizzati per gestire un circuito elettronico, tipo dai semplici LED a roba più interessante, tipo leggere roba da sensori o fare una serratura elettronica con tanto di tastino numerico e roba figa di questo tipo. E certo, ancora una volta aggiungo che molti mi diranno che la stessa roba lo può fare con Raspberry Pi. E quindi? Il fatto è che il microcontrollore contiene solo quel programma per fare quella determinata operazione. E quindi, nonostante che il processore di un microcontrollore tendenzialmente è meno performante in quello che si può trovare in un Raspberry Pi, in realtà risulta essere più performante, poiché il Raspberry Pi, come dicevo, è un computer normalissimo, ha un sistema operativo. E il sistema operativo, nonostante che ci dà una marea di vantaggi, di cui ne parlerò tra un po', porta degli svantaggi, ovvero il peso di un sistema operativo. Ovviamente il sistema operativo fa un grandissimo lavoro, come vi dicevo, e infatti quando noi utilizziamo per esempio i nostri computer siamo disposti a pagare il peso di un sistema operativo per i vantaggi che ci dà, ma in alcune applicazioni di elettronica potrebbe essere uno svantaggio. Ad esempio, utilizzando un sistema operativo o comunque i sistemi operativi che possiamo vedere nella vita di ogni giorno, tipo Windows, macOS, Linux, quello che volete voi, non è sempre possibile ottenere delle prestazioni ottimali in quelle situazioni in cui serve eseguire un'operazione in un preciso istante. Invece, poiché il programma del microcontrollore lo gestisci tu, lo fai tu, ottenere delle cose, diciamo, passatemi il termine, real time, è una cosa molto più semplice e molto più fattibile. Ad esempio, poniamo il caso che il vostro progetto è quello di avere un sensore tipo di temperatura o umidità che debba andare a leggere i dati a intervalli regolari di, ad esempio, un millisecondo. Con Linux, su Raspberry Pi, vi posso dire per esperienza personale che ottenere la lettura di un sensore ogni millisecondo è estremamente difficile. Certo, anziché di ogni millisecondo lo otterremo magari ogni 1.1 millisecondi o giù di lì,
però è estremamente difficile ottenere esattamente intervalli scanditi di un millisecondo. Questo perché il sistema operativo gestisce diversi processi e il tuo processo, che deve andare a leggere i dati dell'ascensore, compete con gli altri e compete con quelli di sistema, che di solito hanno una priorità diversa. Invece, con un microcontrollore, leggere dati da un sensore ogni, per esempio, millisecondo è una cosa molto più semplice da fare. Un altro svantaggio che in alcune occasioni si può avere con i Raspberry Pi sono appunto i tempi di avvio. Ripeto, è un computer normalissimo e quando viene attaccata la corrente elettrica bisogna dare il tempo al sistema operativo di avviarsi. Invece, il microcontrollore, una volta attaccata la spina, è operativo sin da subito. Quindi, è tutto bellissimo. Ma possiamo dire che i microcontrollori sono veramente migliori di un Raspberry Pi? In realtà, ovviamente, hanno degli svantaggi. E uno degli svantaggi di un microcontrollore è appunto il vantaggio di cui parlavo poco fa, l'assenza del sistema operativo. Per esempio, questo microcontrollore ha una Wi-Fi. E, non essendoci un sistema operativo, te lo devi gestire tu. Questo perché il sistema operativo gestisce per noi l'hardware, ma quando manca il sistema operativo, l'hardware te lo devi gestire tu. Insomma, è tutto un macello. Di fatto, il programmatore non lo fa, semplicemente utilizza delle librerie che qualcuno ha fatto per noi, che già implementa tutta sta roba. Però capite bene qual è il problema. Un altro problema dei microcontrollori è quello del multitasking. La cosa figa del sistema operativo è il multitasking, ovvero quello che ci permette di avere più processi contemporaneamente, anche se ci dà quel problema di cui vi dicevo poco fa. I processi competono per le risorse e il tempo della CPU, però abbiamo il vantaggio di due o più programmi aperti contemporaneamente. Questa cosa in un microcontrollore non si può fare. O meglio, ho visto di persone che hanno fatto progetti di microcontrollori per avere il multitasking, ma ahimè, quelli se lo sono implementati in maniera fai da te. Cioè, si sono rimborcati le mani e hanno detto adesso dobbiamo gestire il multitasking. Adesso che vi ho fatto questa panoramica, entriamo più nel dettaglio. Quali sono questi microcontrollori e come effettivamente li programmiamo? Prima di tutto c'è da dire che di microcontrollore ne esistono di tutti i gusti, di tutti i tipi e di tutte le manifatture. Sicuramente il più famoso che molti di voi conosceranno è Arduino, ma c'è anche il Particle, Raspberry Pi Pico e tipo questo. Questo microcontrollore ha un chip chiamato ESP8266 che è molto diffuso e lo si trova in tutti i modi possibili. Di fatto è un microcontrollore con Wi-Fi, poi questo viene messo in una bordina come questa in cui abbiamo i pin GPIO, ma questo chip lo si trova in tante versioni differenti. Per esempio, per un progetto che ho fatto, che vi mostro adesso a schermo, ho utilizzato il Siduino Xiao, che monta lo stesso tipo di microcontrollore ESP8266, ma come vedete è molto più piccolo. Perché ho scelto Siduino Xiao per questo progetto piuttosto che utilizzare questo che già avevo in casa? Perché quello me lo sono dovuto comprare? Beh, perché mi serviva appunto uno piccolo per quell'applicazione. Infatti state vedendo dove l'ho messo, l'ho incastrato in un punto preciso e adesso metto una monetina per farvi vedere la dimensione di questo microcontrollore. Bene, visto che ce ne sono così tanti, quali bisogna scegliere? Beh, fate quello che ho fatto io, scegliete quello che fa per voi, per la vostra applicazione. A me mi serveva uno piccolo, con pochissime porte GPIO, e infatti, come avete visto, in questo caso io ho più porte GPIO di quelle che mi servono. Adesso andiamo al momento cruciale di questo video, visto che è stato questo momento che mi ha ispirato a fare tutti quei video che sono stati pubblicati nel mese passato di programmazione, ovvero come vengono programmati questi microcontrollori. Nonostante questo qua non è un Arduino, è possibile programmarlo utilizzando l'ambiente di sviluppo di Arduino, che alla fin fine è una versione più o meno semplificata di C++. A me sembra lo stesso, però Arduino lo chiamo di Arduino Programming Language. C'è MicroPython, so che c'è anche Lua, ma io personalmente non l'ho mai provato. Bene, un'altra domanda importante è che tipo di processore hanno questi microcontrollori. So che esistono dei microcontrollori che hanno dei microprocessori particolari, però questo qua, IPS8266, è un'ARM. E se non ricordo male, anche quello di Arduino è un'ARM. Adesso arriviamo alla domanda del secolo. Per il tuo progetto, quale devi utilizzare? Un Raspberry Pi o un microcontrollore? Questa risposta è uguale a quella di poco fa. Scegliete quello che fa per voi, per la vostra applicazione. E infatti, non è strano vedere progetti in cui vengono utilizzati entrambi. Nel progetto che vedete qua a schermo, che poi farò un video dedicato solo per questo, io ho utilizzato sia un Raspberry Pi 0, non il classico Raspberry Pi 4, e questo microcontrollore
Siduino Xiao. Con il Raspberry Pi 4 riuscivo in maniera efficiente a gestire tutti i colori di un LED RGB. Questa cosa non sono più riuscito a farlo con un Raspberry Pi 0, perché la Raspberry Pi 0 è single core, quindi non si può ottenere un vero parallelismo di due processi che stanno in esecuzione contemporaneamente, ma semplicemente viene fatto quello che si definisce il context switch, di cui mi ricordo di averne parlato in questo video. E quindi questo mi causava dei flickering del LED, e quindi ho deciso la gestione del LED la faccio in un dispositivo a parte e ho preso questo microcontrollore. Tra l'altro questo microcontrollore mi permette anche di gestire al meglio il LED per tutte le sfumature di colore, perché a parte le uscite digitali, anche delle uscite analogiche. Il Raspberry Pi invece ha solamente uscite digitali. Un microcontrollore, in particolare questi qua che vi ho fatto vedere, hanno anche degli ingressi analogici. In questo progetto io faccio comunicare il Raspberry Pi e il microcontrollore utilizzando semplicemente la porta seriale. Certo, mi hanno fatto un po' perdere i capelli, ma alla fine ci sono riuscito. E infatti qua a schermo vedete che i colori dei LED cambiano in base a quello che c'è all'interno del programma, ma come vi dicevo poco fa, ve ne parlo in un video dedicato. Quindi, alla fin fine, una volta che voi avete identificato quale soluzione fa a caso vostro per il vostro progetto, utilizzatela e fate il vostro meglio per ottenere il risultato sperato. E se vi servono entrambi, utilizzateli, perché dal meglio dei due mondi messi insieme si possono ottenere dei risultati pazzeschi. Anche per progetti di elettronica così amatoriale, per fare robe in casa. Bellissimo pinguini, questo era tutto quello che avevo da dire sui microcontrollori. Ovviamente sono conscio che c'è molto altro da dire, ma per motivi di tempo mi fermo qua. Fatemi sapere nei commenti cosa volete che approfondisca. Cercherò di organizzarvi per portarvi un contenuto dedicato, come ho già fatto in passato. E quindi, prima di concludere, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, come i video di Code Academy, in cui ho fatto un esercizio universitario programmando in diversi linguaggi di programmazione, tra cui C++. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!